Sono incredibilmente ammaliato dalla sua bravura, veramente bravo. Allora, bravo, mo bravo a parte. Bravo, veramente, veramente bravo, guarda. Me lo dice una volta sola ad alta voce. Io sono bravo. La puttana da mamma, te cicchi, mangi a per pure culo che sei. Bravo. È bravo, non è venuto da fretta come chiama che sei. Bravo. Ma c'è la mamma puttana? Qua sei un po' meno bravo però, Bravo. Bravo. Aspetta che sto pensando a quanto sei bravo. Mamma che bravo che è questo bravo. Questo è veramente bravo. No, ma si cacatucca, voi usa la famoca che ti stramo, vai, chi da merda. Sai che sei veramente bravo? Famoca proprio. Ma guarda, sto bravo di merda, va. Convinco Paolo a spogliarsi con la PostePay. Dai, dai Paolo, dai, spogliati con la PostePay. Non sarebbe un bello spettacolo con la PostePay? Comunque ha pagato Paolino di nuovo uno sponsor per non parlare con noi, una roba. Like a Porsche proprio. Che schifo, che schifo, che schifo. Dai, sì, con le PostePay. Inizia lo zoo, andiamo, sono le due. Ciao, ciao. Attenzione. 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 Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Ciao pezzi di merda. Ciao. In questo momento mi trovo nella base operativa degli X-Men. E mi sono appena masturbato sulla scrivania del professor Xavier. Oggi dovrò sostituire il vostro petosauro. Perché lo stiamo ricucendo tutto dopo che si è buttato nel tritacarne. Ma che cazzo fa la gente per fare ascolti? Sì. Chi sono io? Sono il vostro affidabile supereroe di quartiere. Sono Deadpool. E sono una gran testa di cazzo. Che per farmi eliminare un male incurabile, mi sono fatto iniettare nelle vene una sostanza merdosa che mi ha reso immortale. Ma mi piace sempre la fica. Ok, brutti manovratori di cappelle. Adesso andrò a presentarvi. Ma chi cazzo è? Ehi tu, uomo vestito di rosso come un cretino. Sai mica dirmi dov'è Sarah Connor? Ma che cazzo vuoi? Dimmi immediatamente dov'è Sarah Connor. Ma che cazzo, ma qui siamo tutti impazziti. Dai, ora fatemi iniziare con la presentazione. Affermativo. Fixare. A lui piace la fica, piace giocare a basket. Ama spappolarsi il cervello con quei cazzo di cubi di plastica da bambini mangiacazzi. Bravo. Ecco a voi Pippo Palmieri. Bravo Pippo, bravo! Poi c'è la Santarella. La ragazza bionda della porta accanto che tutti vorrebbero avere. Peccato che sia una grande cagacazzi. Ma ha un cuore buono. Perché ci porta la frutta tutti i giorni. E non saluta mai Johnny. Ecco a voi, Letizia Puccioni. Saluta mai Johnny, non lo sapevo. Adesso devo presentare questo squilibrato mentale. Lo sapete che questo non è a posto. Ma lui invece è convinto di esserlo. Solo uno squilibrato pezzo di merda può avere il computer del lavoro aperto tutti i giorni su culi e tette. Fabio. Posso darti anche ragione. La fica è fica. Ma non puoi con l'altra mano usare il telefono con il tuo giochino del cazzo che molto presto ti fulminerà il cervello. Per non parlare che non spegni mai il computer. Metti le tue scarpe schifose sulla scrivania. Ma chi cazzo sei? Jonah Jameson del Daily Bugle. Comunque rimani sempre un grande autore. Grazie. Cazzo. E adesso veniamo a noi. Come state, brutti molluschi del cazzo? Sì, sì. Ridete, ridete, ma non c'è troppo da ridere. Anzi, ci sarebbe da piangere per quello che ogni giorno voi due combinate. Ho trovato a casa sotto la TV una videocassetta. Ho fatto play. E c'eravate voi due insieme a Papi. Tutti ubriachi. Mazzoli guidava una Ferrari scapottata. Mentre Paolo Noise e Papi sparavano verso il cielo, colpi di pistola, al grido di "A noi non ce ne frega un cazzo di nessuno, perché con le videocassette di Papi diventeremo miliardari". Poi siete andati sulla Ocean Drive con la Ferrari, investendo gente seduta sui tavolini, e avete dato fuoco al negozio della Apple, perché Mazzoli ha investito $60 ed è il proprietario. Voi siete questo, altro che i due santarellini della radiofonia italiana. Ora me ne devo andare. Nick Fury mi ha appena mandato un messaggio, aspettate che lo leggo. Ma cazzo, Hulk si è cagato addosso e ha bloccato la 36esima strada con 300 kg di merda verde. Cazzo, quanta merda, che schifo. Come il nome del vostro programma. Solo uno stronzo pezzo di merda poteva dargli un nome del genere. Grazie. Buona diretta, faccia di cazzo. Grazie. Wow. Grazie del tuo. È finita. No, iniziate. È finita. Oh,
Zodi 105, Lulu, il programma più ascoltato in Italia. Buongiorno Italia, buongiorno. Sai che con sta roba qua ci possiamo divertire un sacco. Il progresso è il progresso. È il progresso. Fa un po' paura perché veramente puoi far dire quello che vuoi a chi vuoi. È una roba. Finché non si incazza. Finché però... la giurisprudenza non progredirà. Beh, ma sai, finché usiamo voci americane prima che vengano a saperlo, insomma. No, questo è italiano. Ma va, era inglese. Parla molto bene anche l'italiano. No, lui è Deadpool. Lui è Deadpool. Non esiste, quindi è un personaggio Deadpool, di fantasia. Deadpool. Io ieri sono impazzito, ho iniziato a campionare voci, poi sto sistema è devastante perché veramente gli puoi far dire quello che vuoi. Quando passeremo alla truffa, ragazzi? Non lo so. È quello il problema, capito? Oh, ieri mia moglie ha fatto un ciocco in macchina, Ale. Porca puttana, Ale. Tra l'altro, allora, bellissimo, mi chiama e mi fa, ho fatto un incidente, dico no, come hai fatto un incidente? Come sta la macchina? No. La prima cosa, hai distrutto la macchina? No, no, dice, questa mi è venuta nel culo, dico, allora hai ragione. Che bello! Ma lei continua a dire no, hai fatto la retro. Ma dico, scusa, dov'eri? Su una statale. E dico, amore, ma tu hai fatto la retro? Ma assolutamente no, stavo andando dritta. E dico, diglielo, no? No, no, lei dice che io ho fatto la retro. Ma non è possibile. Ah, è convinta, è una mentalista. Sì, sì, alla fine mia moglie, oh, scusa. Ma dico, scusa, un cazzo. Ma ha distrutto la macchina, deficiente. Vabbè, così. Ah, niente. Ma non ti affezionare agli oggetti, Marco, sono transitori. Stai, ma tu non capisci. Con te non si può parlare di queste cose, Alisei. Cioè, tu sono veramente... utensili, vanno e vengono. Cioè, l'importante è che Stefania sia sana e salva, questo e che la sua vita quando mi sono sincerato sul fatto che i miei due cani stessero bene e anche mia moglie a quel punto lì, allora che poi non è vero perché sapete che io mia moglie la amo alla follia, cioè proprio, ma non come la macchina, vabbè, no, prima il cane, poi la macchina e poi l'altro moglie. Cane e poi dopo no, ah, c'è una graduatoria anche fra i no, cani, no, sto scherzando, dai. Allora, c'è una bella novità, stamattina mi ha chiamato la Puccioni per discutere del nuovo presidente argentino, quello con la motosega? Sì. Madonna mia, ragazzi, è il peluca, è il loco, come volete chiamarlo, lo chiamano il trampiano pazzo, allora su certe robe io sono anche d'accordo con lui, voglio dire, su altre forse è un pelino eccessivo, lo faresti alzato scommessa con il tuo stipendio. No, ma ragazzi, ma mi puoi per favore leggere la descrizione di quest'uomo, Puccioni, se possibile? Allora, vabbè, a parte appunto che lui usa la motosega nei suoi comizi per come dire enfatizzare i tagli della spesa pubblica che farà, ma è folcloristico, però esatto, dai, sì, scusa. Ha un passato in una rock band, una passione per il sesso tantrico. Vabbè, fin qua, dai. Poi vabbè, il suo vecchio stipendio l'ha messo a disposizione degli elettori tramite un sorteggio, ma vabbè, revoca, ambisce a revocare il diritto all'aborto, il divieto di educazione sessuale, cioè vuole toglierlo dall'educazione sessuale dalle scuole. Demente. Dollarizzare l'Argentina e ammorbidire la legge sul possesso di armi da fuoco, ma questo, diciamo, ammorbidire. Cosa vuol dire ammorbidire la legge sulle armi da fuoco? Non puoi sparare sei colpi ma solo tre. Sono armi spara elastici, ma queste sono cose che più o meno anche diciamo, Trump, esatto, sì, Trump. Poi lui, chiamato El Loco, e forse anche per questo pare sia un esperto di telepatia, che anche qui ci può stare. Il problema è che lui comunica spesso con lo spirito, sì, aspetta Paolo, del suo amato mastino morto nel 2017, ed è proprio il mastino che gli ha dato tutte le dritte per la campagna elettorale. No, no ragazzi, l'hanno eletto, questa persona governa un paese. Poi è anche negazionista della crisi climatica, ma anche questo vabbè, dei numeri dei desaparecidos durante la dittatura. E poi lui sta spingendo a combattere la stigmatizzazione, quindi rendere una cosa che non è così sbagliata, la vendita di organi, sostenendo che nessuno può impedire a qualcun altro di fare quello che vuole con la propria vita, col proprio corpo. Ma allora scusa, ma questo... sai che non sono tanto in disaccordo. Ma scusa, ma non è in contrasto con la revoca del diritto all'aborto, scusa, questa roba qua? No, perché l'aborto in realtà... No, però la legge sulla vendita degli organi è riferita a se stesso, cioè se tu decidi a un certo punto che vuoi vendere la tua milza, per dire... Per disperazione. Sì, o un rene o una cornea, lo puoi fare. Però, bisogna...
Però vedi, è coerente, perché se lui taglia la sanità, la gente per pagarsi un'operazione dovrà vendersi un occhio. E quindi no, vedi che è già avanti. No, non è coerente, è pazzo, è pazzo. È... Non solo, ce l'ha anche con Papa Francesco, che ha definito imbecille, comunista e una presenza maligna sulla terra. Aia. No, ragazzo, questo è un pazzo. È un pazzo. Sì, abbastanza, anche perché negli anni 90, la prima volta che era stato eletto come deputato, poi è stato espulso dal congresso per crimini contro l'umanità. Quindi non so perché pure se lo sono rivoluti. Beh, ma scusa, anche in Venezuela stessa roba, in Brasile. Sì, questo viene hanno riassunto un criminale. Sì, ma questo viene consigliato dallo spirito del cane. Beh, è Pippo Parla Francato. Parla telepaticamente. È Pippo Francato, cosa ma vuoi? Ma anche la roba degli organi, ragazzi, non sottovalutiamola, perché ci sono fior fior di donne che vengono sfruttate, indotte alla prostituzione. Questo sì, questo sì. Quando certo, si capisce il business e tu hai della gente povera, è capace che le persone cominciano a vendersi i parenti. No, ma vai a leggere bene la storia, cioè è molto chiaro comunque. Lui dice che tu puoi vendere una parte del tuo corpo, non è che puoi vendere gli organi degli altri. Ma quando io sono un prepotente mafioso, prendo te, ti dico firma questo foglio, tu firmi il foglio e ti svuoto, capisci? Vedete che comunque alla fine non si va troppo distanti dalla mia idea di diventare re del mondo. Vedi che non è. Cioè, vedi che alla fine. Ma tu non parli telepaticamente. Ci arriverò. Ah, anche ma quello. Che problema adesso, ragazzi. Vabbè, parlando invece di chiesa, eccetera, sapete che è stata scritta la Bibbia a misura di omosessuali, la Bibbia a misura di gay. Realizzato da accademici e teologi, il libro vuole essere un catechismo per gli oppressori. Dio e Gesù sono queer. Queer vuol dire che sono omosessuali. No, in realtà queer vuol dire che non hanno una precisa identità sessuale. Beh, queer è omosessuale. No, comunque. No, queer è quello che non sa. Cioè non è né maschio né femmina, omosessuale o omosessuale. In America quando tu dici sei una queer vuol dire che sei no, che non hai un preciso genere. Cioè queer è la famosa queer il ricchione nostro, è un'offesa. Allora, L è lesbo, G è gay, B è bisessuale, LGBTQI. Queer è uno che non si riconosce in niente, cioè senza genere, questo vuol dire. Beh, gli angeli non hanno sesso. Gli angeli non hanno sesso. Sì, quelli che ho incontrato io sì, ce l'avevano. Comunque queer fino a qualche anno fa significava omosessuale, cioè ehi ricchio, sai che noi dicevamo sempre ehi ricchio, è queer in inglese. Quindi è una roba molto 80. Una roba un po' 80, sì. Comunque abbiamo ovviamente scatenato il nostro Bruciani della Zecca per sentire cosa ne pensano gli italiani della Bibbia a misura di gay. Sentiamolo, prego Pippo. Radio 23 centimetri. Italia e tutte le librerie, la Bibbia queer, ovvero una rilettura dell'Antico Testamento in chiave LGBT, in chiave arcobaleno, che si concentra soprattutto sulla figura della Santissima Trinità come famiglia non binaria, formata da un padre che è Dio ma che può essere contemporaneamente anche madre, nonno, zio, cugino e fratello, un figlio che è Gesù e questo Spirito Santo che all'occorrenza può essere uomo, donna, transessuale, drag queen, ok? Ora, al di là del fatto che ognuno è libero di pubblicare il cazzo che gli pare e che possiamo frocizzare tutto quello che volete, però forse dare una rilettura in chiave arcobaleno di un libro che diciamo sta alla base di tre religioni monoteiste fortemente così orientate in modo contrario all'omosessualità, forse andare un attimino a buttare la benzina su un alveare. Però voglio sentire voi sulla Bibbia queer, la comprerete, la leggerete, apriamo il libro. Apriamo con Orso Bruno, sempre sul pezzo, questo è un argomento che sappiamo che lo interessa. Bibbia queer, vai Orso Bruno. Tutto bene, se poi lo dice tutto ok, sì. Come va, un panino e la felicità, un panino di vino e la felicità. Sì, capisco, un panino e la felicità per te che sei morto di fame. Cioè, è una bella vita. Fai la bella vita, sì. Che vita fai? Racconta, Bruno, dimmi. Sì, si raccoglie castagne. Sei a raccogliere le castagne, Orso Bruno. Dove le raccoglie le castagne, Orso Bruno? In montagna. Cosa c'entrano le tue pidocchiose fottute castagne con la Bibbia queer? Cosa cazzo ci azzeccano? Sciopero. Sciopero di cosa? Spiega. Cosa c'entri? La Bibbia mi piace, mi raggiungo che sono così protestante. Sei protestante tu? Protesto che anche Gesù Cristo la parola non c'è. Protesto che i preti vanno tutti scannati, caso d'altro protesto lei. Cosa cazzo ha detto? Ma questo è un sismografo. Questo Orso Bruno sembra un sismografo che rileva delle piccole scosse. La Bibbia non mi piace. Ma ti piaceva fino a un secondo fa? Scannati, fottono dei mezzi femmine per fregare i soldi. Si fregano i soldi? Chi si frega i soldi? I preti. I preti si fregano i soldi. Ecco. Ma questo che c'entra con la Bibbia? Si frecano pure le donne belle, se vedi. Si frecano pure le donne belle? No, i preti lo sai che sono. Sì. Tu hai notizie di preti che hanno giaciuto con donne belle?
C'hai le prove fotografiche? Che prove c'hai? Dimmi. Sciopero. In conclusione, Orso Bruno, una battuta sulle famiglie arcobaleno, vai. Arcobaleno è tanto bello, tutti i colori e tutti i sapori. Ciao Orso Bruno, ciao, bellissimo. Questa verrà eternata come quinta faccia del Rashmo. Andiamo da Franco da Bari. Franco da Bari dal camion, vai Franco. Dai, ci stanno circondando i questi omosessuali. Io lo sai come la pente, lo dici già. Sì. Sono etero, sì. E non li posso vedere. Ma pure la pipi, in riletto in chiave omosessuale. Sì. Ma praticamente Franco dice questo libro, che presto sarà disponibile anche in italiano, immagino che tu lo leggerai essendo un letterato. E dice questo libro che praticamente la Santissima Trinità è una famiglia non binaria, perché c'è un padre, un figlio e uno Spirito Santo che non si sa bene che cosa sia. Allora questo nei non credenti. Chi crede, lo Spirito Santo è una cosa astratta che però fa parte della triade, diciamo. Sì, però scusami, così sembra un triangolo, la Renato Zero. Ma è Renato Zero, se non c'è sta fangul puriente, Renato Zero. Ma c'è rave, brucia! Tu mi devi chiamare la fica è bella, non sì. I frocioni qua. Beh, ma scusa, lo Spirito Santo potrebbe avere anche la fica, però. Non mi interessa niente, io sono credente, mi interessa quello che sono. Oh, quindi è la fede. È la fede, quindi, la cosa importante. Bravo, bravo. Ricordiamo che la cosa più importante della vita è. La fica. Sono d'accordo con te. Dobbiamo fare la nostra Bibbia. La Bibbia ficaista, Franco. Bravissimo, le scegliamo tutte. Dalle più giovani alle mille. Bravissimo, un abbraccione. Ciao bello, un abbraccio anche a te. Ciao Franco, ciao Franco. La prossima volta ti faccio annusare le dita. Ciao. Andiamo da Francesca, esponente LGBT da Cuneo. Vai Francesca, vai. Beh, innanzitutto penso che sia una buona occasione per diciamo aprirci vari orizzonti, però io non credo, quindi a me non serve. Non lo leggerei. Ma lei è d'accordo sul fatto che venga fatta una rilettura in chiave LGBT di un libro sacro come la Bibbia? Sì, perché tanto è stato scritto da persone, quindi che cosa cambia? Sì, è stato scritto da persone, però la Santissima Trinità rivista come una famiglia non binaria, con il padre, col figlio, lo Spirito Santo, che non si capisce se sono uomini, donne, drag queen. Oh mio Dio, ma è una cosa complottista da fake news, ma vada a cagare. Ma vada a cagare lei, che cazzo vuole? Non è una cosa complottista, è un libro che è uscito negli Stati Uniti e presto arriverà in Italia. Che cazzo vuole da me? Torni a leggersi 50 sfumature di stronza e non si faccia mai più sentire. Dai, un altro. E chiudiamo con l'amico mio. Dopo una settimana di latitanza, torna nella zecca direttamente da Grey School. Buongiorno. Ma non volevo rispondere perché in camera guarda con il suo numero privato. Ecco là, Guido. Siamo bene. Non volevo neanche rispondere. Ma vaffanculo, Cruciani. Infame, maledetto. De un infame, maledetto. Allora, non è lui. Venienza in ulcera, puttana, che la gara. Ancora prima. Maledetta che... merda. Prima che io parli tu della. Tu e quell'altro che va in gaina, che continua a bevere, che va in giro. Bere champagne. Buonissimo. E poi si mette a guidare e fare i video. Buonissimo. Non basta dare stragi del sabato. Ma sta zitto. Buonissimo lo champagne. Sopraffino. Sopraffino. Tu mani. Quando parli. Tu mani. Come maledetto. Io onto bastardo. Mannaro. Io champagne. Io champagne. Brutto onto. Ma smettila dai. Che non l'hai. Ascolta, se mi chiami, mi ascolti. Non è che chiami e continui a tarare champagne, champagne. Non ti fai fare neanche la domanda. Champagne. Ascoltami. Non mi metti mai in onda. Perché sei uno squilibrato pazzo. Sei squilibrato. Sono un infame maledetto. Champagne. Che non ha paura di affrontarmi, brutto onto maledetto. Perché tu non sai le cose. Tu sei niente. Sei una persona inutile. Ascoltami. Sei inutile. Brutto onto maledetto. Ma cosa? Non hai niente da dire. Non hai niente da dire. Sei monotono. Sei. Che quando mi arrivi sotto ti tolgo le unghie una come le settimane dell'evento, bastardo maledetto. Finirai male, finirai la lenta agonia, morirai dissanguato e pieno di dolore. Infame maledetto bastardo. Il calendario dell'avvento. Il calendario dell'avvento con le mie unghie tagliate è stupenda. Un'immagine che ci avvicina tutti quanti alla grande e sacra festa del Natale. Che meraviglia, lo amo. Alla prossima. Bye.
Mamma mia. È bello che lui, uno, è convinto che Fabio sia Cruciani, cioè lui è convinto che sia quello originale. Due, perché risponde? Perché non ce la fa, perché la settimana scorsa mi ha messo Postepay. Sì, lui è come i nostri ascoltatori che ci odiano, uno a testa, perché ne abbiamo un bel po', no, che ci detestano, che comunque stanno lì ad ascoltarlo stesso. Si chiama sindrome di Stoccolma, cioè di sto cazzo. È innamorato del suo carceriere. Ma in realtà lui ci prova a rispondere con calma, poi questa carogna qui comincia a fare sì, perché lui è un inzigatore, Scusate, c'è Palmieri testimone. No, c'è Palmieri testimone. Io lo chiamo e dico: "Amico mio carissimo, gioia del mio cuore". I nonni, a nessuno proprio. Va bene, ultimamente purtroppo sti cazzo di DJ molto famosi stanno rubando sample da canzoni vecchie. È la storia vecchia come il mondo. Sì, ma adesso tutti così. David Guetta ha rifatto tutte le canzoni. Il problema qual è? Che tipo Blue Dabudi Dabudai degli Eiffel 65 verrà ricordato nel tempo come una canzone fatta da David Guetta, capisci? Cioè questa è la roba che mi fa incazzare. È la ciclicità. Perché poi, sai, se tu rubi il campione, chiedi il permesso, firmi poi alla fine il pezzo. È vero che gli Eiffel prenderanno magari i soldi, però pian piano passa il tempo e la gente si dimentica. Scusate se vi interrompo. Ci mancherebbe. Ma può essere anche giusto. Cosa? Cioè, nel senso, se un'opera d'arte, perché di arte si parla. No, è come funziona. Se tu facessi i baffi a. No, però se un pezzo funziona, il fatto che viene ripreso ciclicamente, magari ogni 10 anni, quindi lo protrai nel tempo, è una cosa positiva. Di chi è la Mona Lisa? Se non lo devasti. Di chi è la Mona Lisa? No, ma la Mona Lisa tu la vedi appiccicata sulle mani. Però l'ha rifatta la Mona Lisa? Anche cosa, se non sbaglio, Duchamp l'ha rifatta, con i baffi. Sì, però l'originale non lo vai a toccare. Però a me viene in mente tipo Kill Me Softly. Non è dei Fugees, cioè, no, certo. Abbiamo anche noi delle canzoni che pensiamo. Sì, assolutamente. Però è triste pensare che tra 20 anni quella canzone lì verrà ricordata. No, e invece viene ricordata, perché invece abbandonata nei cassetti del tempo. Però dipende sempre dalla canzone. Ad esempio, adesso Bob Sinclair che ha rifatto Baby Shark. Secondo me no. Cioè, ma sai quanto ha incassato? Sai quanto ha incassato il Pulcino? Ma non ce lo vedo, capito? Nei festival, nei rave. Invece, per la gioia di Alice. Sì. Praticamente sono decadute le accuse, le tre accuse che avrebbero bloccato la possibilità a Trump di partecipare alle elezioni 2024 e quindi potrà candidarsi come presidente. Perché non è un pubblico ufficiale, pensate. Cioè il presidente degli Stati Uniti non è un pubblico ufficiale. No. È una roba strana questa. No. Sei contento? Sei felice? Ma secondo me, tanto, cioè, in qualsiasi modo, comunque il partito repubblicano avrebbe preso. Ma ne parlavamo voti, io e Paolo prima fuori onda, no? Cioè, alla fine ogni paese ha quello che si merita, no? L'America è un paese consumistico, è un paese di bulli arroganti e vogliono un presidente che rappresenti la propria popolazione. Anche gli argentini. Allora, l'Argentina, ragazzi, il 40% muore di fame. Forse questo qui, con la sua follia, magari riesce a risollevarlo. I comizi con lui che fissa la gente, strizza gli occhi. Con la motosega. Con la motosega. e dobbiamo capire la sua telepatia. È un po' eccessivina, ecco. Lui è veramente eccessivo. Però a volte queste figure servono perché la gente capisce di aver perso qualche diritto quando non ce l'ha più. Noi spesso diamo per scontato quello che abbiamo perché siamo abituati ad averlo. Quando ce lo tolgo, dico: cazzo, ma prima mi piacevo sta roba qua, adesso non ce l'ho più. Beh, ragazzi, da quando c'è Biden in America, non parliamo dei diritti, per favore, perché ha fatto un disastro su ogni fronte. Poi qualcosa di buono l'ha fatto anche lui. Sì. Mancherebbe, cosa? Non lo so. Farci ridere. Ci sa. Beh, cade dalle scale in una maniera veramente incommiabile. L'imitazione di Jim Carrey. Cosa ha fatto di buono? Niente, un pazzo. Ma poveretto, ma quello è un rincoglionito. È un signore anziano, ragazzi. Ma i burattinai hanno sbagliato proprio personaggio. Cioè, ci voleva uno credibile, allora avrebbero vinto su tutto. Purtroppo noi invece, il governo italiano, in questo momento abbiamo il nulla. Il nulla. Ma no, nel senso, non è vero. Aspetta, fatemi capire. In senso comico. Sì. Perché sono troppo seri. Ma no, cioè, c'è Lollobrigida. Ma non si vedono. Non ci sono spunti. Mi viene la Lollobrigida perché mi viene in mente il signor Lollobrigido. Lollobrigida. No, ne spara una al giorno, ragazzi. No, ma ragazzi, ma ha fatto una minchiata. Allora, intanto siamo l'unico paese al mondo che ha vietato praticamente la carne sintetica. Non è sintetica, vedi che è sbagliato. No, si chiama coltivata. Non è sintetica. Allora, cosa succede? Che hanno sbagliato
tutto a scrivere questa nuova normativa e dimenticandosi una virgola, praticamente di fatto in questo momento in Italia il governo ha vietato per errore il consumo di carne, la produzione di vino, la birra, lo yogurt e i formaggi. Cioè, nello scrivere la normativa, il testo della normativa, hanno sbagliato, si sono dimenticati una virgola e quella virgola lì praticamente vieterà in questo momento a tutti i produttori di carne, vino, birra, yogurt e formaggi di produrne altri. Vedi fare le medie quanto serve, cazzo. Ah, dai, raga, ma ti rendi conto? Comunque la carne coltivata era il futuro, è il futuro, è inutile che ci stiamo a mettere di ma tra. Ma c'è una lobby, c'è una ma lobby. Ma se tutto il mondo Italia va di lì, perché l'Italia deve andare dall'altra parte? Beh, ma ci sono associazioni di allevatori come Coldiretti. Ma si devono adattare, cioè non è che noi consumatori dobbiamo stare lì a guardare perché allora, questi qua ragazzi, interessi di pochi. Scusate, l'Italia ha sempre oltrepassato questo tipo di problemi grazie al lusso, cioè grazie alla qualità. Quindi esatto, produci meno carne, ma bravo, di qualità bravo, più alta, bravo, la vendi bravo a un prezzo maggiore. E solo sono veramente d'accordo, chi si vuole mangiare il chilo e nove di chianina e ficcarci dentro i denti la paga 200 euro. Il resto, le persone che fanno veramente fatica a arrivare a infatti fine il problema mese è quello. Allora, non è il mangiare la carne perché si fa del male agli animali, sì o no. È proprio l'eccesso di consumo costa di carne il problema. Poco, costa troppo poco, la qualità esatto è scadente. E comunque devo difendere il nostro paese perché noi comunque abbiamo ancora una qualità certo molto alta. Ma l'America, per esempio, che ha 350 milioni di abitanti e consuma carne a veramente in una maniera esasperata, ovviamente la qualità della carne fa schifo. No, ragazzi, il pollo al supermercato qui è una roba agghiacciante, no, giallo, orribile. Ma poi tu devi vedere quello che fanno negli allevamenti a queste povere bestie. Tra l'altro alle 3 ci colleghiamo con, invece non è un allevamento, ci colleghiamo con un santuario che ha bisogno di aiuto. Beh, detto questo, io non sono contrario al consumo della carne, no, però bisognerebbe ridurne il consumo, come dice Fabio, guarda, per la prima volta sono d'accordo con lui, aumentando il prezzo e facendo sì che culturalmente la gente cambi il modo di alimentarsi. Troppa carne! Anche perché troppa. Marco, diciamoci la verità, allora, il sì vero uomo, quello con i testicoli che pesano, sì, non sì, quello che sì ha le palle ritirate indietro, okay, sì, il vero uomo si distingue dalla griglia e dal grasso della carne che vi sfrigola sopra. Bravo! Questo è l'uomo. Visione. Allora, questa l'uomo davanti alle zucchine non è un uomo. La donna usa le zucchine, soprattutto quando è senza uomo. Ma bravo, l'uomo ha bisogno del grasso bravo che sfrigola. Bravo! Il no, vero scusa, uomo, scusa, scusatemi, questo messaggio non lo posso accettare. Bravo. Mazzoli, i laboratori che fanno la carne sintetica non è carne sintetica, no, primo. Sono gli stessi che hanno fatto quei vaccini che danni il malore improvviso. Che non so in che italiano. Che danni il malore improvviso. Allora, questa carne, vi spiego un po' il concetto. Sì. Prendono da un essere vivente una mucca, diciamo che nel futuro grazie a questo sistema si potrebbe mangiare carne a profusione, ci potrebbero essere 30.000 capi di bestiame e basta, 30.000, per tutto il mondo quindi fanno? Prelevano il DNA esatto e lo moltiplicano, lo semplicemente lo clonano ma non è sintetico, riproducono come le cellule, come avviene in natura normalmente, coltivate le zucchine, la stessa identica cosa, corretto, e praticamente tu mangi una bistecca, mangi un salo, lo fanno anche per il pesce. Di un animale che è vissuto senza antibiotici, senza rotture. Quelli di cui parli tu. E non uccidi l'animale. Non uccidi l'animale, anzi lo tieni in vita e lo fai stare bene. Vivere tranquillo nei pascoli a farsi i cazzi suoi. Quello di cui parli tu, quella sintetica invece fatta in laboratorio, è quella fatta e pensata da Bill Gates. Ed è un'altra cosa, è completamente un'altra roba. Questa è quella coltivata, non c'entra niente. E si può applicare anche sul pesce, sugli uccelli. Quello a cui si riferisce lui, quello sintetico di Bill Gates, è quello dove fanno anche il salmone, che è stampato tipo con la stampante 3D, che ha la forma e il colore del salmone, ma è fatto in maniera sintetica. Però, scusate se torno bravo sull'argomento. Prego. Allora, prego, il toro non va macellato, va preso per le corna e messo sulla griglia. No, questo fa no il vero uomo. Quello vero lo farei uomo a tuo padre. A vero tuo mio padre è un vero uomo. Vero uomo. Sì, per uomo. Per mangiare via me. Sì, l'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu
puoi combattere. Per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso. Se ai tuoi amici non piace la tua ragazza, lasciala. E no. Poi fatti una delle loro ex. Bravo. No. Sii uomo. Piace per forza. No. È provato che 15 minuti di esercizio fisico al giorno migliorano la salute. Non farli. Compra un divano più comodo. E sii uomo. Esiste un solo modo per usare i social: chiedere foto di piedi e rispondere con foto del cazzo. Stop. Fotti i big tech. E sii uomo. Non aspettare tua moglie alla porta. Scendi in garage e attaccati al clacson finché non scende. Sii uomo. Così si fa. Se vinci 100 euro su Ubet, scommetti 100 euro su Ubet. E così all'infinito. Esatto. Sii uomo. Non è che vinci ogni volta. Non fumare dopo una scopata. Fuma durante. Sii uomo. Se la tua ragazza ti chiede di andare a fare una passeggiata, fagliela fare e dille di tornare con 6 birre. Sii uomo. Se ti ricoverano in ospedale, datti sempre un'impastata all'uccello. Se ti ricoverano in ospedale, datti sempre un'impastata all'uccello prima che arrivi l'infermiera. Sii uomo. Riutilizza lo stesso fazzoletto di carta finché non diventa polvere. Ecco. Sì, uomo. Spendi 200 euro di attrezzi per riparare il lavandino e poi vantati di averne risparmiati 40 di idraulico. Genio. Sì, uomo. Io. Non cambiare il sacchetto della spazzatura. Chiudi il coperchio e schiaccia forte. Vedrai che ci sta. Sii uomo. Se trovi 50 euro nella tasca di una vecchia giacca, sprecali. Tanto non sapevi di averli. Infatti, certo. Sii uomo. Non farle mai assaggiare quello che hai nel piatto. Se lo vuole, se lo ordina. Sii uomo. Crepa sapendo di aver sprecato i migliori anni della tua vita a fare cazzate inutili. Sii uomo. Stai accanto a tua moglie nei momenti difficili e quando starà meglio, divorzia. Ma no! Sii uomo. No! Sii uomo, bravo. No! Raccogli la merda del tuo cane e poi buttala sotto la prima auto parcheggiata che trovi. No. Sii uomo. No! Che stronzata. Comunque ragazzi, la notizia più importante del giorno è una sola: che rifanno l'Uomo Tigre, sì, in versione film. No, vabbè. Produzione italiana, tra l'altro. Ci avevano già provato i giapponesi, è venuta una merda. No, speriamo, ragazzi, gli italiani. No, secondo me fanno tipo Jig, una roba del genere, bellissimo. Però, non vedo l'ora. Però in linea con la Disney avrà la maschera da procione. È arrivato il momento di fermarsi per qualche minuto di pubblicità e ne approfittiamo per ricordarvi che se volete vederci anche in diretta video streaming, lo potete fare andando sul sito di Radio 105 o tramite app. Mentre alle 23 siamo sul canale 66 del Digitale Terrestre e in contemporanea con la replica radiofonica fino a 1 di notte. Ascoltatore avvisato, ascoltatore salvato. Noi siamo. Bello. Scusate, ero preso dal video. Video e canzone stupenda. Vabbè, dammi la basella, Pippo, perché stiamo per fare una cosa a cui tengo molto. C'è un rifugio di 400 animali di 22 specie diverse che ha lanciato un appello in rete e ho detto, secondo me la cosa buona e giusta è quella di dargli una mano. Loro praticamente sono a Castel San Elia nel Lazio e hanno questo rifugio, una specie di santuario, che purtroppo il terreno è di proprietà di un'altra persona
e ha esigenza di venderlo. Ha esigenza di venderlo, e questo significherebbe spostare tutti gli animali, cioè un casino. Loro hanno costruito delle casette, delle strutture, sono tanti anni insomma che occupano questo terreno, non in maniera abusiva, d'accordo con il proprietario. Ma fitto, certo. Vorrebbero trovare il modo di acquistare il terreno così da non doversi spostare. Hanno lanciato un appello online, Pippo ha preso questo appello e ci ha montato una vasella sotto. Lo sentiamo, prego Pippuzzo, vai. Il terreno e la casa su cui risiede il Rifugio Hope dal 2017 è in vendita. Rifugio Hope ospita circa 400 animali di specie diverse, salvati tutte le situazioni di maltrattamento e sfruttamento. I proprietari del terreno hanno deciso di vendere e per il rifugio sarebbe impensabile trasferirsi altrove. È diventato impossibile pensare di spostare tutte le strutture e tutti loro. Senza contare che la posizione stessa del rifugio fa di esso un luogo sicuro, vista la lontananza da strade e abitazioni. Inoltre i terreni circostanti un giorno potrebbero entrare a far parte del rifugio stesso in un'ottica di espansione, e ciò significa un luogo più sicuro per più esseri viventi. Siamo qui perché abbiamo bisogno di voi questa volta, più che mai. Abbiamo lanciato Adotta un Rifugio Hope, una campagna con cui potrete sostenerci tramite donazioni, finalizzata a comprare finalmente il terreno su cui sorge il Rifugio Hope. Chiediamo il vostro aiuto per rendere più sicuro il nostro sogno, rendendolo anche il vostro sogno. Donare è facile tramite i riferimenti che trovate nella caption. Un progetto immenso, ma con un piccolo aiuto ce la possiamo fare, perché come dico sempre, l'oceano è fatto di tante piccole gocce, insieme possiamo fare la differenza e possiamo farcela. Allora, noi abbiamo al telefono la fondatrice di questo rifugio che si chiama Hope, come speranza. Lei è Corinna. Buongiorno Corinna, benvenuta nello zoo. Ciao. Buongiorno a tutti, ciao, è un piacere essere qui con voi. Ciao, ma tu sei anche un'ascoltatrice dello zoo, pensa, non sapevo esatto, questo. Esatto, e mi taglio dalle risate, mi fate morire. Mi taglio. È compatibile con la tua bontà d'animo il fatto che... Senti Corinna, allora, siccome Paolo Noise è pieno, ma proprio spudoratamente ricco, è uno, è quell'1% che inquina il mondo. Io come... ho 5.000 dipendenti nella mia mente. Nella sua macchina, nella sua macchina, pensa. Lui ha deciso che pagherà lui l'acquisto del terreno, donerà lui tutta la somma necessaria per acquistare il terreno. Però mi devi dire l'importo, perché sto preparando il bonifico. Quant'è? È un po' grande, caruccio. Prepara. È un'impresa epica, perché si gira intorno ai 300.000 euro, quindi voglia a te. Che puttana. Ma scusa, quante biolche sono? Quanto è grande questo terreno? È grandino, immagino. Il terreno è 3 ettari, c'è cioè anche la casa e tutta la parte dei cani, che è quasi mezzo ettaro, dove noi abbiamo tutti i cani. Ma senti, ma non possiamo, scusa, non possiamo far sparire il proprietario, risolviamo il problema. Scusa, ma 300.000 euro, scusa, quanta superficie edificabile c'è? Perché vale 300.000 euro? Ma non è che devono fare un caseggiato, cioè un terreno. No, no, però attenzione, il valore del terreno è per capire il valore, se effettivamente... Ma è stata fatta una valutazione, Corinna, del terreno? Allora, innanzitutto il terreno vale molto 30.000 euro ettaro, perché qui è zona di nocciole, quindi terreno molto valore. Ok. E infatti dicono 3 ettari, un po' di più lascio in termini tecnici. Senti, allora, voi avete più o meno 400 animali che avete salvato da situazioni terribili. Esatto. Tipo che animali avete? Ho visto mucche, capre, ci sono cani, tanti tonni. Ne abbiamo veramente tanti, mucche, capre, pecore, cavalli, bufali, abbiamo anche due struzzi, abbiamo anche degli animali esotici che sono scata, puzzole, pappagalli, i pavoni, ce l'abbiamo tutti, abbiamo anche tra tutto questa marmaglia di animali anche 50 cani, tutti trovatelli e salvati. Quindi potrebbe diventare, ma voi già fate delle attività, non so, per i bambini, per le scolaresche, per vedere gli animali? No, cioè... bambini non ce n'hanno, tengono gli animali, Paolo. No, cretino, diceva un tour, tipo. Ah, scusa, un... No, perché potrebbe diventare. Abbiamo anche un recinto dei bambini, bellissimo. No, lo fa. No, potrebbe diventare invece un luogo dove i bambini possono venire a vedere degli animali anche rari a questo punto, visto che sono esotici. Ti sentiamo malissimo, Corinna. Ti puoi spostare un pelo col telefono? Ti sentiamo malissimo. Passaci lo struzzo, Corinna, che tanto sta cavalcando. Sai che lo struzzo t'ammazza se si incazza. Lo struzzo con una zampata ti squarta. Io l'ho visto due. Uno picchiarsi con un mio amico per un parcheggio. Sì, l'ho visto io. Allora, senti, allora, Corinna, intanto, vabbè, la cifra più o meno sono 300.000 euro, ma adesso io ho degli amici pesanti, li faccio parlare io col proprietario e abbassiamo un po' il prezzo. A parte gli scherzi, dove possono venire a darvi una mano? Come possono aiutarvi gli ascoltatori
dello zoo a, allora, a tirare su questa somma abbastanza importante. La nostra pagina, che è www.rifugiohop.org, trovano tutti i dettagli per poter impresa epica. Ok, perfetto. Noi ripubblichiamo tutto sulle nostre pagine per darvi una mano. E ho visto che addirittura c'è un'iniziativa tipo dona un euro al mese, una cosa del genere, che lo fai in automatico, sì, giusto? Esatto, okay. Quello è il teaming. Solo un euro al mese si può aiutare. Se siamo in tanti si può fare anche una cosa molto bella. Lì si può trovare il link in bio sulla nostra pagina Instagram. Senti Paolo, un'idea, rifacciamo l'Isola dei Famosi e questa volta no, tutto... fai la fattoria dei così visti, la giriamo dentro Hope, cazzo, ma, perfetto. Ma senti, una domanda, perché a parte esatto, l'acquisto del terreno, comunque il mantenimento di queste bestiole, cioè come avviene? Voi siete volontari, immagino, sì, o sì, avete una fonte di guadagno in qualche modo? Allora, no, noi non abbiamo guadagno perché non abbiamo nessun tipo di sovvenzione, ci autosovvenzioniamo facendo gli eventi, le aperture quindi al pubblico con dei pranzi di beneficenza. Le spese mensili si aggirano intorno agli 8.000 euro perché gli animali ce ne sono tantissimi. Madonna. Quindi è difficile, però insomma piano piano cerchiamo di sopravvivere. Ma perché non lo Stato non sovvenziona certe cose? Perché certe perché cose non siamo le sovvenzioni. Dovete sparare due bombe e fingere di essere ucraini. No, poi vedi cosa succede invece nelle strutture dove vengono sovvenzionati, che si inculano i soldi e fa morire i cani, sì, come è successo a Caserta, capisci? Esatto. Questa è la cosa grave. Cioè, secondo me lo Stato dovrebbe andare in ogni struttura a verificare il lavoro che svolgete e determinare chi si merita una sovvenzione e chi no. Cioè, chi ha un canile lager, esatto, dovrebbe andare in galera. Dovremmo invece... chiamare la Brambilla. La Brambilla, per esempio, potrebbe darvi una. No, veramente, lei è super animalista, ci mancherebbe. Corinna, scusami, ti faccio una domanda di carattere tecnico. Come si fa a trasformare la vostra struttura in una struttura riconosciuta dallo Stato? Che iter bisogna fare? Perché adesso, allora, al di là dell'emergenza di salvare il posto dove tenete tutti questi animali, ci sarebbe anche il futuro poi, certo. Ci sarebbe da guardare al futuro, magari con un riconoscimento statale sareste più tranquilli per il futuro. Cosa bisogna fare? Allora, esattamente, noi con Ari, proprio, che è una rete che collega tanti rifugi e santuari in Italia, stiamo facendo proprio... Siamo stati riconosciuti, tra virgolette, come rifugio permanente e non più come prima, che eravamo allevamenti in perdita. E già questa è una cosa buona, insomma. Però okay, nel momento zero sovvenzioni ancora, perché tutto comunque è in fase di sviluppo. Ho capito. Quindi voi in questo momento, diciamo, tirate avanti grazie alle persone buone che vi fanno delle donazioni, insomma, questa è la realtà. Sì. Ok. Sì, senti, sì, cosa potrebbe succedere se vi dovessero portare via il terreno? I 400 animali che fine farebbero? Osho Ponte Milvio a Roma, dove andare a vivere con tutti gli animali, però non so se li ospiterebbe tutti, a parte gli scherzi. Io non voglio pensare a questa cosa, perché sono convinta che insieme con tante persone riusciremo un po' per uno a riuscire a comprare e dare stabilità al posto. Non ho un piano B, perché in realtà è il piano con le proprietà di riuscire a prendere questo posto. Insomma, io ho parlato con i proprietari, che comunque hanno pazienza di aspettare. E noi faremo però in certo, modo che questa cosa si avveri, te lo prometto, Corinna. Ci grazie, mettiamo d'impegno. Di e infatti! No, che infatti. Allora, Paolo, intanto devi vendi la moto d'acqua, che non ti serve un cazzo, tanto non la usi. Sì, stavo pensando anche di trasferirmi in Argentina e vendere qualcosa anche di no, gli organi no. No, gli organi no. Scusa, alla mala parata, Corinna, con 210.000 euro, c'ho 16 ettari di bosco nel basso Piemonte, tutto castagneto, ci si trovano anche i porcini saltuariamente. Oddio. Se vuoi venire lì a un prezzo leggermente inferiore con le giraffe, i trichechi, quello che c'hai, vieni tranquilla che ti faccio lo sconto. Comunque, secondo me tre bombe sono troppe per tre bombe sono troppe. Ne offro 150. Trattiamo. Sei la radio di Marco. Solo per cavalcare lo struzzo. Mettiamoci la sedia anche della mia radio, cazzo. Così almeno. Senti Corinna, allora ricordiamo di nuovo, possono andare sia su Instagram rifugio_hope, giusto? Esatto, giusto. Okay. Sì. Con l'H, Con l'H, hope è scritto. Hope come speranza, nel vero senso come della speranza. Parola. Esatto. Oppure ci ridai il sito internet, per favore? Sì, che è più... è www.rifugiohope.org. Hope, H-O-P-E. Senti, io ti abbraccio forte, ci sentiamo poi in privato. Grazie, e portiamo avanti questa impresa epica, ma ce la facciamo, vedrai. Sei un eroe comunque. Grazie, sei una grande. Grazie a te, Corinna. Grazie a te. Siete ciao grandi. Tesoro, buona grazie. Giornata e buona fortuna. Ciao bella. Anche a voi, ciao, grazie. Ciao. Ah, è vero, giriamo tutto sul nostro canale Telegram. Anche Telegram, sì, che è l'isola dello zoo, se volete dare una mano. Dai ragazzi, cioè veramente basterebbe un euro a testa e ci compriamo mezzo paese volendo. Cioè, sì, no, lo zoo potrebbe
veramente muovere mondi. Poi cioè, giustamente stiamo raccogliendo anche denaro per questa villa con la piscina che vogliamo rifugio per le persone non sono più ricche. Non fare battute del sto cazzo. Sto alleggerendo. No, perché poi sminuisci la cosa, no, la gente pensa che stiamo scherzando. Scusa, ogni tanto, non l'hai fatto finire. Villa con piscina con zebre. Con zebre, con per gli struzzi, esatto. Per gli struzzi, gli struzzi poveri. Gli struzzi, sì, va bene. Dai, torniamo a dire puttanate. Ci fermiamo 32 secondi e poi giochiamo al vinci che no, hai. No, c'è il vinci che hai vinto. No, abbiamo fatto già questa telefonata, Marco. Ci colleghiamo con vinci che Generation, V-Generation. Ah sì, non c'è vinci che hai vinto? Vabbè, dai, regala un orologio, vai, a qualcuno, vai. Non lo so, a me, dammi un orologio. A Fumagazzi. Ho vinto! Marco, ti regalo un orologio. Grazie! Vai su Fumagazzi. Allora, tra 32 secondi c'è Gen V, la nuova serie televisiva da non perdere. Un nuovo avvincente spin-off della serie TV dedicata ai supereroi figli di puttana. Arriva! Gen V. V come vagina, V come varicocele, V come vaffanculo, V come la generazione che non ha futuro. Gen V. È un nuovo giorno alla Goloid University School per ragazzi che non sanno combattere il crimine molto bene. E quest'oggi i nostri aspiranti supereroi dovranno affrontare il peggior incubo di ogni studente. L'interrogazione a sorpresa. Allora, si può sapere cos'è tutto questo silenzio? Perché non vi state menando? Eravamo seduti e composti in attesa del suo arrivo, professoressa. Scossata così, brava, vergognosa, che l'ha fatto? Quanto spenderemo di correnti? È sempre lui! Allora, non avete capito proprio una beata fungia di minchia tutta smangiucchiata dai nove saggi del deserto di come funzionano le cose qui. Dovete menarvi sempre e molto forte. Solo così potremo fare di voi dei veri supereroi. Ma visto che la cosa non sembra entrarvi in testa, per punizione ora faremo una bella interrogazione a sorpresa. Questa persona è cattivissima. Porco cazzo, ha detto una brutta parola. Interroghi lui. Porco cazzo può sparare porconi quanto gli pare piace, visto che ogni volta che lo fa gli cresce il pazzo di un centimetro. Ma visto che ti piace tanto fare la spia, iniziamo proprio da te. Ricordami chi sei? Il mio nome è Super... Super... E che superpoteri hai? Farei prima dire quali superpoteri non possiedo. Ho la velocità di un maiale, l'intelligenza di un tabaccaio, sono in grado di ascoltare, correre e fare di conto sulle dita, ma non contemporaneamente. Posso pisciare a quasi mezzo metro di distanza. Ho un'eccezionale ulcera che mi impedisce di bere caffè e bevande gasate. E se la mattina non faccio stretching, il ginocchio mi fa cric croc tutto il giorno. Ah, dimenticavo, ho una discreta memoria per i motivetti accattivanti, ma non saprei farle un esempio così su due piedi. Chi è questo qua? È un coglione. Qualcosa mi dice che non durerai molto qui dentro. Passiamo all'interrogazione. È una domanda secca. Ti trovi in questo scenario. C'è un palazzo completamente in fiamme. All'ultimo piano ci sono due nani che stanno facendo un 69 decisamente ben fatto. Il nano che fa il 6 è biondo, quello che fa il 9 è pelato. Chi salvi per primo? Professoressa scossa, ma questa è evidentemente una domanda trabocchino. Il palazzo è in fiamme, sarei un idiota ad entrarci, non sono mica un pompiere, no? Sono allergico alla corrente elettrica! Bocciato! Il prossimo! Tu che sembri un clown, è il tuo turno, ricordami chi sei? Siamo Billy, sono il pagliaccio magnaccio! Avete conservato la paghetta per passare una bella serata con le signorine dell'est? Sono solo 50 monetine! Dai, pepepe! Scossa. Bocciato per principio. Se la mette col pagliaccio! Ah, è finita, meno male. Dai, stronza di merda, minchia. Adesso una starda maledetta. Posso andare a farmi una riga in bagno. A me il pagliaccio piaceva. Io l'avrei preso, figa, forte. Posso incularmelo? No. Fermi tutti, non ho ancora finito. Abbiamo tempo per un'ultima interrogazione.
vediamo un po'. Ma sì, dai, super comparsa, vieni tu. No, dai, figa, prof. Vabbè, dai. Dai, su, non fare quella faccia. La domanda è facilissima. Ti trovi in questo scenario. C'è un palazzo completamente in fiamme. All'ultimo piano ci sono due canguri. Aspetta, il primo ho finito la penna. Non devi appuntare, è una domanda semplice. Lo so, ma è troppe informazioni, poi vado in sbattimento. Allora, è il palazzo? È palazzo? Palazzo, palazzo. Poi? Il palazzo in fiamme, l'ultimo piano ci sono due canguri. Il primo canguro. Di quanti piani, prof? Cioè, l'ultimo piano è un po' generico. Cioè, non allora, è importante. L'ultimo può essere il quarto. Non è rilevante. Va bene, allora io metto un piano a caso, faccio 12? Va bene a tutti i 12, raga. Sì, sì, 12. È buono, 12, okay, 12 è un bellissimo 12, numero. 12, piano 12, piano 12. Porta fortuna agli impotenti. All'ultimo piano ci sono due canguri. Il primo canguro è vestito da pompiere. L'altro ha quel sorrisetto falso con pompiere con la M in mezzo. Ah, grazie, prof. Che lo stavo scrivendo. Pompiere con la N. NM. Pompiere. M. Io M come pompino, ma. Pompiere. Non riesco a scrivere. Vabbè, insomma, raga, come si scrive pompiere? Fai il disegno. Pompiere come pompino. Ascolta, scrivi vigile del fuoco, scrivi vigile del fuoco. Ma ecco, con due G, quindi vigile. Sì, vigile, vigile che è più grosso. Vigile del fuoco, vigile del fuoco, ok? Un canguro al 12° piano, vigile del fuoco. Poi l'altro ha quel sorriso falso, l'altro con l'accento, giusto? Sì. Apostrofo. Sì, va bene, dai, vai. Apostrofo, scusate, la stanghetta è diversa, no? Quella più invertita. L'altro ha quel sorrisetto falso come la morte che non può che far calare gli ascolti, tipico di Pino Insegno. Chi salvi per primo? Ma dei due canguri? Ma un canguro, posso ridere il canguro? Cioè, mi sembra un'immagine un po' strana, perché un canguro visto da pollopiere? Porco cazzo, premia il nostro super comparsa. Agli ordini, prof. In che modo? Ah, mi ha portato, non so, tipo una merendina. Scusa. Ehi, fa anche freddo, non mi scoprire la pancia. Scusa. Aia. Come caldo. Scusa. Porca, scusa. Aia, la magnetta. Senti come cresce. Si straponde la magnetta. Ma scusa, è finzione. No, è realtà. Senti come sale. No, te lo dico io a te adesso. Marco, è finzione. Lo stavo inculando veramente. Stavo inculando sul serio. Sì. Doppiato Milano, Regina. Che non ha senso mai. Cioè, io facevo te, capito? Ma che cosa vuol dire? Ho voluto dire mai, sempre, di sempre. Gen V. V come vagina. Prossimamente, nello Zoo di 105. Qua, ma Marco, io vorrei spiegarti una cosa. Sì. L'interpretazione di una scena di Anna, io sono credibile. Ha un microfono dove non ti vede nessuno, può essere fatta tranquillamente senza la fisicità. No, io volevo renderlo reale. Perché ogni volta che c'è una scena di Anna, tu ti butti a capofitto con una certa forza e irruenza, perché sennò la gente può pensare che sia una scena di Anna fatta con l'intelligenza artificiale. Esatto. Invece io la faccio reale. Quel dubbio, capito? Allora facciamo il disclaimer: queste persone si stanno ingulando veramente. Sul serio. Basta con i disclaimer. Madonna, ultimamente tra l'intelligenza artificiale. Bello, disclaimer a 105. Facciamo un programma, disclaimer. Facciamo la prima ora solo di disclaimer, la seconda con le scenette. Oh, mamma mia. Comunque mi è piaciuta sta scena. No, a me no, basta. Dai, basta. Almeno succhiamelo prima che mi viene duro. Dai, ci colleghiamo con Bombola, ritorna il Wonderland. Questo è Wonderland. Nel Wonderland di oggi ne vedremo delle belle, con la signora Bombola, che darà il meglio di sé. Se fossi sulla Terra gli farei fare la fine di quella stronza di Sarah Connor. Ma tu ora sulla Terra non ci sei, quindi stai zitto e ascoltiamo lo scherzo telefonico. Pronto? Sì, pronto, Bombola? Sì? Avevo bisogno di una bombola. Bombola? Dove? Ce l'ha da 20 litri. Ma chi è? Tattamella. Pronto? Non la può portare una bombola. Sì, ma dove? Via. Via? La metto un golo. Assorda. No. Numero? Minchia, chi qua 7. Ok, arrivo subito. Alle 9, va bene. Sì. Ma la signora Bombola. Bombola! Trotti bianchi nuovi. Eh sì.
la metto in culo. La metto in culo. La metto in culo. Pronto? Sì, pronto, bombola? Chi parla? Avevi bisogno di una bombola? Non lo so, devi chiamare Gian sul cellulare. Ce l'ha da 20 litri? No, da 20 litri, non esiste. La bombola piccola è da 20 litri. Allora si prende l'appunto. Com'è? Non la può portare una bombola. Sto dicendo, è la prima volta che la prende da noi. Se la tiro tutto in culo queste bombole che hai. Com'è, signora? Allora si prende l'appunto. Ho detto, vi stavo chiedendo se avete il numero del cellulare. Vi ho detto, è la prima volta che la prendete da noi e non mi avete risposto. La metto un volo. Come un volo? Come un volo? Devo fare una consegna ora. No, ora subito no. Via, per questo vi ho detto, vi sto allora, chiedendo. Per domani a che ora? Vabbè, arrivederci. Come ci vede meglio a lei, prima possibile? Come? Come ci vede meglio a lei, prima possibile? Anch'io. Alle 9, alle 9, va bene. Alle 9 stasera? Alle 9, va bene. No, no, che alle 9? No. Noi alle 8 e mezza chiudiamo, signora. Infilatele tutto in culo queste bombole che hai. Signora, a te quante ce n'hai in tutta la tua vita? La metto in culo. La signora bombola. Bombola. Pronto? Sì, pronto, bombola. Ma chi è? Ciao, sono Paolo Noise e questo è il mio personaggio preferito, lo strillone del Vesuvio. Mamma mia, che voglia di dargli uno schiaffo, No. Di una bombola. E che bombola vi è morte stramorte? Una tavola da dove chiamate? Ce l'ha da 20 morte litri. Vi è morte stramorte, morte ce l'ha da, ce l'ha da 20 è litri. Morte. Che vuoi? Che bombola? Qua la bombola. Ce l'ha da 20 litri. Ti metto pesce in culo, ti giuro. E ti devo tenere sul pesce, ti devo portare in trofeo. Come un trofeo sul pesce, chi è morte stramorte vivo? Allora si prende l'appunto. Aia. Vendetta. Ai ai ai. Vendetta. 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 Pronto. La metto un volo. Chi è? Pronto. Chiama con volo. Stramorte, morte bio. Ti giuro, se vengo te squarto, ti metto. Ti metto una dinamite nel culo e ti faccio esplodere al centro di Milano per farti vedere proprio che gente di merda che sei, che sei morte stramorte. Alle 9, va bene. Vendetta. 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 Ma chi è? Pronto? Chi è? Allora si prende. Dimmi il nome, chi ti è morto? Chi è? Chi ti vengono di giurti violando? Di stupido è morto. Tattamella. Chi è morto? Tattamella. Tattanella. Mamma mia. Ti giuro, se vengo, mi nutro delle tue intestine, chi ti è morto? Le tue intestine. Alle 9, va bene. Buonasera, va ora in onda la telefonata incredibile della signora Bombola contro la signora Transformer. Buona visione, ma chi è? Mamma mia, no. Sono strafatta. Ormai è finita, non lo so. Sei pronto? Sì, pronto, bombola? Avevi bisogno di una bombola. Transformer. Della puttana che sei, carabinieri sanno tutto. Troia, puttana, assassina, puttana. Ce l'ha da 20 litri. Puttana assassina. E se fosse la mamma del tizio veneto che torturi con la zecca, che potrebbe essere? Forse la moglie, si trasforma. A giudicare da quanto è nervoso lui. Io e quando parlo io, tu devi stare zitto, hai capito? Ma che bello che è, mamma. C'è la pubblicità adesso? Adesso c'è la pubblicità? Sì, eh? Se vuoi. Ok, perfetto. Se vuoi, sì. No, chiedevo perché qua si sballa tutto.
Marco, visto che tra poco andrà in onda una citazione in cui parli del sito Subito, volevo informare tutta Italia che Pippo ha messo in vendita proprio lì cerchi in lega dell'Audi di sua moglie. Fatevi un giro sul sito. Ma ora state zitti, perché Marco deve fare il serio. Cioè, ma sei riuscito a fare la marchetta nella marchetta della marchetta, no? Milioni di visualizzazioni in 48 ore. Però ci sono persone che per avere due like accusano speaker radiofonici di cose assurde. Questo si è fatto seppellire per una settimana. Cioè, mamma che ansia! No, vabbè, ha fatto una bara abbastanza grande con qualche comfort. 20.000 metri quadri? No, qualche comfort. Chiudo in cantina, faccio 60 milioni di visualizzazioni. Eh no, era seppellito però, l'ha messo sottoterra con le telecamere. Si è ripreso per una settimana intera e ha vissuto lì dentro con scatolette. Aveva un affare per respirare, quindi aveva comunque. Dove la gente scorreggiava? La gente impazzita! 63 milioni di visualizzazioni in 48 ore. Cioè 200 roba... milioni di iscritti. Sì, cioè praticamente è l'uomo più visto della rete, quest'uomo. Si è fatto seppellire una settimana. Cioè, capisci? Ma... il problema qual è? Che il prossimo farà una roba ancora più sua, tipo andrà a dormire a casa di Gesù. Il prossimo sarà condotto da qualcuno su Canale 5 e vedrai che ne mettono dentro un altro e poi arriva magari qualche VIP e fanno un grande fratello sottoterra. Bello! Beh, il Tugurio 2.0 questo. Sì. Comunque vabbè, con così. Gesù puoi parlare, hai visto che c'è questa. Sì, c'è l'app. Ma adesso scusa. Dov'è? Io la voglio scaricare. ChatGTP, ma è quella, no? Sì, cioè, sì, però... sì. È l'app per parlare con Gesù. Ma come fai, scusa? Non ho capito. Riscrivi. Caro Gesù. Allora, sulla classica chat io scrivo caro Gesù e lui mi risponde? Sì. No, aspetta un attimo. Ti risponde con ciao merda. No. Deve essere migliorata ancora. Chat. Cosa c'hai, ti risponde? Chat. Tra l'altro è disponibile solo da te, quindi insomma, anzi, se ci dici come funziona ci fai un favore. Sto provando, ma devo semplicemente aprire la chat normale? Sì. E scrivere ciao Gesù? Buongiorno. Senti, Gesù, io sono qui con Paolo Noyes, lo conosci, vero? Sì. No. No, non ti conosco. Meno male. Fabio Lisei invece lo conosci, Fabio? No. Fabio? Non lo conosci. No, no, no. Me? Mi conosci? Mi conosci? No. No, no, vabbè, niente. No. Pippo Palmieri? Sì. Giustamente. Ma venderai, esatto, venderai i cerchi della macchina, Pippo Palmieri? No. No, no. Onesto però, se è vero ma giusto. Senti, ma questo mondo in cui viviamo un po' tormentato, cioè ha speranze o moriremo tutti? Moriremo tutti? Sì. No, ok, grazie. Non è certezza. Ma allora, aspetta, perché bisogna fargli le domande precise, perché non è che Gesù c'ha tempo da perdere con noi. Moriremo tutti entro il 2030? No. No, scusa Marco, ma chiediamogli delle cose utili. Non questa roba. Tipo, scusa Cristo, non è che ti avanzano due biglietti per te, Dua, il 4 dicembre al forum? Sì. Come ti chiamo? Rimaniamo d'accordo. Ti chiamo io? Sì. Ok. Per chi sono? Per te o per la figlia? No, per Jacopo e il suo amico. Per mio figlio. Ma scusa, stiamo parlando di robe intelligenti, cazzo. Scusa, allora, il mondo finirà nel 2046? Sì. Allora, okay. Visto che finirà il mondo, non è che c'hai due biglietti per Olivia Rodrigo a Bologna il 9 giugno? Ogni tanto i biglietti, no. No, non ce l'ha. Olivia Rodrigo non gli piace. Grazie. Senti, ma il primo a morire nello zoo sarà Wender? Sì. Il secondo è Paolo, vero? Sì. Che cazzo. Il terzo Fabio? Sì. Quarta la Puccioni? Sì. Marco è immortale? Sì. Ecco perché, se no era il primo. Ho distrutto la magia. Marco è immortale. Vabbè, grazie Gesù e niente, ci sentiamo a presto. No, sì. No. È tardissimo. No, ci sentiamo per i biglietti di Tedo allora. No. Ci vediamo il 25. No, basta, gli stai sul cazzo. Dai, ci colleghiamo con Franco Farm, che sicuramente ha una pastiglia per guarire da qualsiasi cosa. Sentiamolo, vai Pippo. Ti capita spesso di sentirti fuori dal coro? Una volta alla recita di mia figlia ho iniziato a battere le mani come facevano tutti, ma mi sentivo scoordinata, mi guardavano tutti e non capivo. Ogni giorno nel mondo migliaia di persone soffrono a causa della loro incapacità di battere le mani a tempo. Una volta ero ad un evento con la mia ragazza, tutti hanno iniziato a battere le mani e io con loro, ma ad un certo punto la mia ragazza mi ha guardato schifata e alla fine mi ha lasciato.
ho sofferto molto. Quando riscontri i sintomi preoccupanti, non aspettare. Corri subito in farmacia. La Francofarm, prestigiosa azienda leader nella coltivazione di piante di coca, compreso il processo di trasformazione in pasta e poi in comoda polvere da inalare, ha brevettato un farmaco rivoluzionario che ti farà battere le mani a tempo immediatamente. Battiman 500 mg soluzione forte. Battiman 500 mg soluzione forte si presenta sotto forma di simil zainetto con simil cinghia in simil cuoio, al quale è collegata una simil mano in simil lattice che ti darà un coppino fortissimo ogni volta che dovrai battere le mani e non farai più figure di merda. Battiman 500 mg soluzione forte è un prodotto Francofarm. Attenzione, l'uso di Battiman 500 mg soluzione forte può avere effetti collaterali anche gravissimi. Quali? Coppino rossissimo e irritatissimo. Acqua di cozze in qualsiasi bottiglia di qualsiasi bevanda compriate anche in autogrill. Esplosione festaiola di coriandoli che ti piovono addosso ogni mattina quando suona la sveglia. Un'infinita scalata al potere ogni volta che tenti di parlare con un tuo collega. Tre metri di neve sul tetto dell'auto sempre, soprattutto d'estate. Comparsa istantanea di vetri rotti su qualsiasi pavimento non appena vi togliete le scarpe. Che cazzo. Saliva incendiaria non controllabile. Un fagiano imbalsamato al posto dei capelli. Mille problemi ogni volta che pensi di fare la spesa. Sempre solo canditi a Natale e senza panettone per sempre. Multato per troppo rispetto verso le forze dell'ordine. Come? Comparsa di un mini elfo sulla spalla destra che parla al posto tuo e al quale tutti parlano, ignorandoti per sempre. Morso da vipera ogni volta che urinate. Cementificazione immediata delle braccia in posizione da lancio del giavellotto. Yogurt bianco rigorosamente greco che ti cola dal naso copiosamente ogni volta che sorridi a qualcuno. Sempre troppo sole ovunque andiate, anche di notte e anche in casa. Cambio repentino del girovita in una taglia randomica ogni 15 minuti. Tutti i debiti del mondo a nome tuo. Caramelle alla menta piperita al posto delle lacrime e conseguente lacrimazione per menta troppo piperita. Chiodi roventi che cadono dal cielo al posto della pioggia, ma solo per te. Che palle. Morto per freccia a sinistra anziché a destra. Succede. Hai capito? Sfigato senza il senso del ritmo? Da oggi potrai contare su Battiman 500 mg soluzione forte. Battiman 500 mg soluzione forte è un prodotto Francofarm. E con la prima confezione in regalo una pallina da ping pong ammaccata e che puzza di merda. Ma bello! Come è finita? È utile. È un bel regalo. Allora, abbiamo parlato del signore di YouTube. In realtà lui è Mr. Beast, che è uno degli youtuber più famosi al mondo. Cioè ha fatto questo esperimento, ma era già famoso. Non è che ha distrutto la Lamborghini. Sì, fa delle robe pazze. Comunque lui, dicono che sarà il primo a diventare miliardario facendo video stupidi su YouTube. È pazzesco. Stupidi di Qatar. Beh, insomma, andare a farsi seppellire non è proprio una roba, cioè, non è come fare la challenge sulle scorregge in testa. No, dire. Certo, non è Frank Matano, voglio dire. No, ma poi era fatta anche bene, nel senso che aveva questa radiolina, comunicava col fuori, la gente gli diceva quanti numeri stava guadagnando. Dici, Puccioni, ma dove urinava però questa persona? Non lo so, dentro lì penso. Era lì so. Dentro. Si urinava addosso? No, avrà avuto dici Puccioni, dici Puccioni. Ma volevo dire dici che Puccioni. A proposito di persone strane, volevo rassicurarvi, ieri abbiamo detto che Snoop Dogg aveva annunciato di smettere di fumare. Ci ha perculato quel bastardo. Ha perculato il mondo intero, perché non è assolutamente vero. Era una pubblicità. Sì, smetteva di fare fumo con il suo simil barbecue, diciamo. Esatto, era una pubblicità di un barbecue moderno. Genio, dai. Geniale. Ma mica lui. Quelli che l'hanno scritta. Invece l'intelligenza artificiale farà fuori un altro mestiere. Sai che adesso c'è la paura che porti via il lavoro.
il cantante. YouTube sta testando una nuova funzione dell'intelligenza artificiale che permette a chiunque di creare un brano dal proprio computer. Cioè, con la canzone, con la voce e tutto, puoi scegliere la voce e tutto. Ma tu sai che esce quest'anno a Natale la Jerry Christmas? Bravissimo. Cos'è? Allora, cos'è? La Jerry Christmas è una compilation di canzoni di Natale, grandi classici, cantati da Jerry Scotti. Da Jerry Scotti, no? Ma non da Jerry Scotti, dall'intelligenza artificiale che imita Jerry Scotti. Beh, sono ragazzi, 12 noi ci stiamo, tracce, ragazzi. Ci stiamo giocherellando da qualche giorno e devo dire che è devastante. Nel nostro caso, la figata è che comunque non è in grado di far ridere, cioè è in grado di clonare qualsiasi cosa. Neanche noi, tante volte. Però non ha quella peculiarità. Il giorno in cui l'intelligenza artificiale sarà in grado di clonare anche il nostro estro, lì siamo fottuti. Vabbè, perché basta mettere due bestemmie, un cazzo in culo. Cioè, vabbè, mo sempre abbiamo risolto. Uè, Lucarelli! Paolo Lucarelli! Uè, Selvaggio! Come andiamo? Uè, Selvo! Lucarelli! Stavo sminuendo. Questa ha sintetizzato 25 anni di zoo con bestemmiano, basta. Vabbè. Dai, vai a tirare sulle palette, vai. 6, 8, 5, 6. Guarda, 2. Che non è un mestiere facile. Prima di tutto è usurante. Sì. Sai che ogni anno almeno 3 giudici di talent devono rimanere a casa a causa della borsite? Ma poi non giudica neanche ballerini, cioè giudica gente che non sa ballare, cioè i VIP. A tal proposito, hanno scassato fuori Morgan da X Factor. No! Sì, mi spiace. Sì. Mi veramente? Spiace. Per le frasi su Fedez, perché ha scherzato sulla sua depressione, quindi l'hanno buttato fuori. Ha sclerato un po' su tutto, diciamo. No, beh, sì, ma è pazzo. Ha spinto forte. Lo voglio io, lo prendiamo al posto di Mauro Mauro. Sì. Uno tranquillo ci serviva, Marco. Tanto ci fa chiudere, cioè o uno o l'altro ci fanno chiudere il programma, quindi fanculo, prendiamo l'uno più famoso, no? Morgan è realista. Comunque, allora, è arrivato il momento di rovinare o di migliorare la vita di un nostro collaboratore. Aia. Francesco Maggioni, famoso anche per lo pseudonimo Frache Basketball. Ha scritto un blocco da solo, l'ha fatto lui, è suo, e noi ovviamente non lo mettiamo a disagio, perché se io mettevo il blocco senza dire niente, magari passava inosservato. Esatto. Il fatto che adesso noi stiamo dicendo che l'ha fatto da solo merda, e però che lo stiamo testando in onda, voglio che l'orda di ascoltatori dello zoo dia un giudizio. Oh, se è bello, se è bello, è bello. Siamo curiosi, dai. Si chiama Gianni puntata zero. Dai, Gianni puntata zero. Sentiamolo, giudichiamolo. Gianni è un medio italiano medio. Un giorno, per un terribile scherzo del destino, viene morso da un musical radioattivo. E da quel momento la sua vita cambiò per sempre. Gianni. Gianni va a fare la spesa. Bello. Mi scusa signora, guardi, io solo questa bustina di ketchup, non è che mi farebbe passare avanti alla cassa, per favore. Oh, ma prego, giovanotto, certamente. Grazie, bella. Comunque aspetti, non avevo mica finito la frase. Ho solo questa bustina di ketchup e anche quel carrello pieno di cose per la cena di Natale e Capodanno. Grazie, bella. Gianni, sei davvero un figlio di troia. Ma no! Yeah. Gianni, spero proprio tanto che presto tu muoia. Ma cosa sta succedendo qua? Ma come mai tutti i cassieri hanno cominciato a cantare? Oh, mi scusa, mi è partito il musical. Sono i miei terribili poteri di musical. Comunque grazie ancora. Ma va a cagare, tu e Jesus Christ Superstar. Stronzo. Gianni torna a casa. Oh, viru la maronna, non si può mica stare qua tutto il giorno bloccato nel traffico. Quasi me ne futto in culo a tia e prendo la corsia d'emergenza. Uè, stronzo, non penserai mica di prendere la corsia d'emergenza, vero? Ma che stronzo sto qua. Oh, ma io ce l'ho un'emergenza, viru la maronna, e ghiaccioli che si stanno sciogliendo. Gianni, merda, questo non si fa. Spero che un ictus ti prenderà, devi morire, stronzone del cazzo. Ma che cazzo cantate tutti? Siamo in mezzo al traffico! Scendete dai fottuti tettucci! La lene della minchia! Gianni è finalmente a casa. Finalmente posso guardarmi le mie repliche di Super Quark. Oh, che bello!
nuovo, bello, bello. Oh, Gianni! Gianni! Abbassa quella cazzo di musica di merda! In culo a te, non riesco a sentire bene se mi urlate tutte addosso. Credo proprio che alzerò ancora di più il volume e mi addormenterò a breve. Gianni, abbassa sto volume. Non sopportiamo più tuo super quark. Figlio di una puttana troia. Basta, ti sacco con un salume. Chiamo gli zingari del Luna Park. Devi proprio morire. Yeah. Gianni merda. Gianni merda. Oh, ma che cazzo avete a cantare tutti? Porca troia, voglio dormire! Affanculo gris della mia! Oh, scusatemi tutta quanti, io non so ancora controllare i miei terribili poteri di musical, ma imparerò! Cos'è? Però è piaciuta agli ascoltatori. È divisiva, è divisiva. Sì, sì, sto ragazzo è un genio. Uno ha detto fa cagare, è bellissimo. Vedi, però. È divisiva, è divisiva. Bravo, bravo. Vabbè, Franci, sentiamo bravo, il prossimo bravo. Episodio e decidiamo più avanti. Dai, rimandate, rimandate. No, ma anche no, ma anche no. Gianni! Gianni! È il tormentone, fidati, il tormentone. Noi ci risentiamo domani dalle 2 alle 4. Non dimenticate di andare su rifugio-hope a dare una mano a questi ragazzi che hanno bisogno di salvare il loro rifugio, altrimenti ci sono 400 animali che non sanno dove andare. Gianni! Quindi rifugio-hope. Noi ci risentiamo domani alle 2. Grazie a Pippo Palmieri. Gianni! La chicca. Chicca, vai, canta, canta, chicca, Gianni! Canta. La Buccioni. Gianni. Fabio Lisei. Quinti. Vai. Vai. Non hai detto neanche il nome. Vabbè, ma sano vero, sei. Satana. Satana. Mi piace chiamarlo ogni tanto, magari si ricorda. Magari mi ho dato l'anima, non manco l'ha pagato. Ah, sì, eh? Eh sì. Porca puttana. A domani, ciao ragazzi, ciao, ciao. Buona giornata. Ciao, ciao Gianni. Messaggio descrive alla perfezione la scelta. Fa cagare ma fa ridere perché fa cagare. Esatto. Perfetto, promosso. Ciao. Ciao.